Lo so che a molti di voi mancava questa serie. Purtroppo ho avuto difficoltà negli ultimi tempi a trovare cose interessanti ai miei soliti mercatini dell'usato. Ma non per questo non ho accumulato nuove cose da mostrarvi. E soprattutto ho acquistato cose nuove, anche a Lucca Comics. E sì, se ve lo state chiedendo, questo ce lo siamo fregati l'ultima sera da un bidone. Ah, hi people of YouTube, welcome back to a new episode of I mercati dell'usato. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata post Lucca Comics. Allora, vi chiedo scusa se purtroppo non ci sono stati tantissimi episodi di questa serie negli ultimi tempi, ma come vi ho detto prima, è stato difficile trovare cose interessanti. Ma appunto, ho accumulato un bel po' di roba, quindi questo episodio potrebbe uscire molto lungo, ma anche molto ristretto nelle spiegazioni di ciò che ho acquistato. Quindi, iniziamo subito. Vorrei partire subito dalle cose acquistate durante il Lucca Comics per poi andare a ritroso. Ma vorrei iniziare subito con la vincitrice morale di questo episodio, ovvero la Deborah. Perché vi direte? Come ho detto nel video dell'anno scorso di Lucca, io sono entrato non solo appunto nei padiglioni, ma ho trovato anche un mercatino dell'usato. Quest'anno ho detto, ok, torniamo da Japantown, ci passiamo un'altra volta. Qualcosina io ho visto. La mia ragazza ovviamente diceva, no, non mi va di entrare, dai, siamo venuti a Lucca, cosa facciamo? Andiamo dentro i mercatini dell'usato? Sì, perché alcuni mercatini dell'usato hanno prezzi migliori di tantissimi padiglioni e questa è una realtà. Comunque entriamo, io do un'occhiata alle mie solite cose, tutto il muro pieno di DVD e giochi, ma c'è anche un piccolo spazio per i manga. Quindi le dico, vai e dai un'occhiata, vedi se c'è qualcosa che ti piace o che ti manca. Lei ha tutti questi che vi sto per mostrare e su molti siti, Vinted, Wallapop o anche su eBay, venduti sia singolarmente che tutti assieme, valgono un sacco di soldi. Le 5 short di Attack on Titan, lei le ha pagate tutte 5, 15 euro. Piccola bastarda fortunata. E sono tutte in ottime condizioni, a parte uno che a quanto pare non so cosa gli sia successo, ma boh, un criceto forse ha mangiato questo angolo. Ma a parte questo numero, tutti quanti sono in ottime condizioni. Bisogna purtroppo fare attenzione alla colla di sti maledetti adesivi, quindi bisogna stare lì piano piano con il phone e toglierli piano piano. Però oggettivamente, a livello di cose dell'usato, credo che la vincitrice morale sia lei a questo giro. Quindi ora passiamo a tutte le cose che abbiamo acquistato durante Lucca. Ora, qui non c'è proprio un ordine logico né cronologico, quindi andrò a proprio ad artiglio, prendo le cose e ve le mostro. Questo non è propriamente un oggetto usato né tanto acquistato, ma è il primo volume, ovviamente omaggio di Sandland, scritto da Akira Toriyama, dove all'interno abbiamo nascosto tutte quante le fotografie scattate all'interno del padiglione dell'Euronix. Va che belli che siamo, con tutti i nostri cosplay. Quest'anno io non ho propriamente trovato dei manga che volevo comprare, o meglio, ce n'era qualcuno, non mi ricordavo a che numero ero arrivato di alcune serie, quindi ho detto ok, meglio non andare a caso e comprare numeri che ho già. Ma ho trovato dei doujinshi hentai molto particolari. Sono questi tre, però ovviamente non ve li posso mostrare così dritti verso la telecamera, perché ovviamente se no YouTube me se incula. Quindi iniziamo dal primo, più particolare. Non guardate il prezzo, perché il venditore li metteva tutti quanti a pochissimi euro e allora ho detto ok, li devo comprare. Il primo, questo qua, aveva sulla copertina Asuka, Rei e Misato e ho detto ok, non conosco il disegnatore, non conosco tutto, ma il volume è bello, bello spesso, e ho detto per il prezzo che è, non 17 euro ma 5 euro, ho detto è un pezzo di Evangelion, doujinshi per carità, però lo voglio avere nella mia collezione. Davvero molto bello, molto ben tenuto, bello. Poi abbiamo questo, che per ovvia ragione dovrò censurare con la mano, che è un doujinshi di The World God Only Know, serie che purtroppo animata a quanto pare è ferma, ma che come manga a me è piaciuto tantissimo. E anche questo, pagato un cacchio, molto bello da avere in collezione. Chiamatemi pure maniaco, ma io queste cose le prendo prima per la collezione, poi per il contenuto. Ed infine anche questo, stessa cosa, l'ho preso prima di tutto per la copertina, ma anche perché è ancora sigillato. Japan Story numero 4 con in copertina Code Geass. Ovviamente tutto censurato dalla mia manina magica. E anche questo in collezione perché è chiuso. Sempre parlando di manga e anime, l'unico, anzi gli unici DVD che abbiamo acquistato a questo Lucca Comics sono due film
di Ramma, la sposa dell'isola delle illusioni e le sette divinità della fortuna. Non a caso, noi abbiamo fatto quest'anno anche un cosplay di Ramma. Io il maschio, lei la femmina. Pagati tutti e due assieme, 4 euro, praticamente un cacchio. Continuando appunto manga e anime, queste sono 4 figure che adesso vi mostro che ho acquistato senza scatola. Tutte quante erano sfuse e, devo dire, tutte e 4 in ottime condizioni. Solo una, l'ho notato dopo, purtroppo, ha un piccolissimo problema. Ma è risolvibile, anzi due. Iniziamo da quella più grande, Kirino di Oreimo. L'unico problema di questa statuetta è la base, ma quella si pulisce. Però Oreimo è una serie ormai abbastanza vecchia, difficile trovare roba in giro, quindi trovarla sfusa ho detto ok, la prendo. Rem e Ram di Re Zero, una versione pecora e una regina di cuori. Questa, come vedete, c'ha il bastone che è un pezzo in più, è proprio un pezzo che era all'interno della scatola, che però hanno mantenuto appunto nel sacchetto in cui c'erano tutte e due le statue. Il problema di una delle due statue invece è questa. Io vedevo che questa manina aveva un buco qui e ho pensato sarà un problema di fattura, vabbè, non importa, la statua è bella. In realtà, cercando in internet, ho scoperto che lei dovrebbe tenere un paio di forbici in mano, ed è qui appunto che c'è il buco, bisognerebbe incastrarla all'interno, ma nel sacchetto non c'era. Ho chiesto a una mia amica, ho detto guarda, c'è il buco, ho visto la scatola, mancano le forbici, mi fa, se vuoi te le stampo io con la stampante 3D. Mua! Però davvero questa molto bella, questa sì, non è brutta, però l'ho presa perché comunque mi facevano l'offerta 3x2, quindi ho detto ok, prendiamone 3 che comunque sono belle. Ed infine l'ultima statuetta, anche questa difficile ormai trovare qualcosa in giro, ovvero Tool of Rue, statuetta molto semplice di Yui, molto carina, molto ben fatta, molto dettagliata anche sotto. Però, l'ho notato purtroppo dopo, c'ha un piccolo graffio qui sui capelli. Niente che non si possa risolvere, magari anche con dell'indelebile, stando attenti a non sporcare troppo, per carità. Vista comunque da lontano, o comunque non guardando il dettaglio sulla testa, è perfetta. E direi di sostituirla con quella di Mikan che ho acquistato a Lucca dell'anno scorso. Eccoci qua, facciamo un po' di cambiamenti ogni tanto, anche in questa stanza. Anche questa molto bella. Di statuette ancora ce n'è una, ma questa l'ho acquistata nuova perché la vendevano praticamente pochissimo, sempre Rem di Re Zero versione angelo, molto bella, devo ancora assemblarla, però davvero molto carina, l'abbiamo vista in alcuni padiglioni già montata, davvero molto bella. Per me è già passato un quarto d'ora, non so quanto sia nel video, ma adesso acceleriamo un pochino perché se no non avanziamo più. Vi mostro velocemente 4 cosine, ma proprio rapide. Questi sono degli adesivi di uno studio di doppiaggio, Moloch Studio, dove ho fatto un piccolo contest di doppiaggio, sono arrivato in terza posizione. Beh, dai, una soddisfazione comunque. Questa è una carta di Magic che mi ha regalato una ragazza che stava nella casa con noi quest'anno a Lucca, davvero molto bella, molto utile, tra l'altro costa un cazzo, distrugge una creatura bersaglio con 3 di mana, un cavolo. Ed infine in un gachapon abbiamo preso, anzi ho preso, un portachiavi Digimon. Altra cosa piccola che anche questa andrà ad aggiungersi sul mio zaino, 2 spille del padiglione ufficiale della Nintendo, con la moneta d'oro e la moneta d'argento, quella che trovate appunto sul sito della Nintendo. E queste, come vi dicevo, andranno sul mio zaino. E anche qui ci sono delle piccole aggiunte da fare. Le 3 spille di Pokémon Go, queste le comprate su Vinted, 2 euro l'una, un cacchio. E come vedete il mio zaino sta aumentando sempre di più, sta, madonna mia, sto riempiendo troppo. E se ve lo state chiedendo, qui manca Flareon, deve ancora arrivarmi, però sto zaino lo amo, mamma mia. Queste 2 della Nintendo, ti giuro, adesso come adesso non ho idea di dove metterle. Dove? Qua? Boh. Sempre parlando di Nintendo, 2 cartucce GBA senza ovviamente custodia. Abbiamo SpongeBob and Friends, Attacco dei Toy Boys, e Lilo e Stitch della Disney. Anche questi vanno ad aggiungersi nella collezione. Sempre Nintendo, ma di molte generazioni più avanti, ho preso Balan Wonderland e Pokémon Violetto. Non al padiglione della Nintendo però, perché non vendevano i giochi quest'anno. L'ho trovato dentro un negozio affittato appunto a un altro padiglione e me l'ha venduto a praticamente un cazzo, ancora sigillato. Mentre Balan Wonderland è l'ultima cosa veramente che ho comprato prima di andarmene via da Lucca, e per 9 euro ho detto beh dai, non sembra male come gioco, e questi li aggiungiamo lì nella collezione della Switch. Nello stesso negozio dove ho comprato Pokémon Violetto, per 8 euro vendevano i Beyblade. Questo, allora, oggettivamente, per quanto mi piacerebbe tenermelo, è un regalo, che tanto sono sicuro che lui non sta guardando i miei video. Quindi l'unica fregatura purtroppo
è che quando l'ho comprato c'era ancora il sole. 10 minuti dopo diluviava, era dentro lo zaino. Il cartone è un pelino rovinato purtroppo negli angoli per via della pioggia. Tanto lui lo aprirà, spero non se ne faccia un problema. E concludiamo la parte di Lucca con un bel malloppozzo di giochi PS2. Anni fa a un mercatino dell'usato ho trovato l'Era Glaciale 2, gioco che ho anche intenzione di portare sul canale. Purtroppo non vi so dire quando, non chiedetemelo perché ho una lista infinita di sti giochi vecchi che devo portare e devo decidere quando fare quale. Però in un padiglione ho trovato l'Era Glaciale 3, Tarzan Free Ride e Le Corse Pazze, più semplicemente conosciuto da tutti, Wacky Race. Vi do però solo uno spoiler su tutti: dopo il gioco di Tarzan della PS1 ho intenzione di portare questo. Uno, perché me l'hanno chiesto; due, perché è anche uno dei giochi preferiti della mia amica che mi stampa le 3D, le forbicine. Mentre in un altro negozio ho trovato SpongeBob e suoi amici Globulus all'attacco, Ben 10 Alien Force e Robots. E con questo abbiamo concluso tutti gli acquisti del Lucca Comics. Concludiamo invece con tutto il resto. Questi sono gli acquisti più nuovi che arrivano, alcuni da altre fiere, alcuni da mercatini dell'usato. Gli ultimi due, freschi freschi, Enter the Matrix e Yugo Cannon Cruise. Yugo in realtà non ne avevo grande interesse, però era uno dei giochi più belli che c'erano in questo malloppozzo. E Enter the Matrix ne avevo un mezzo interesse perché avevo anche la mezza idea di portare, purtroppo sempre più avanti, Matrix Path of Neo. Poi acquistato alla Fiera dell'Unicorno, un po' mi pento del prezzo, però ho detto beh dai, ci può stare. Shaolin Showdown, bellissimo il cartone, purtroppo ho scoperto dopo che il gioco è una merda. Questo ormai lo conoscete benissimo, SpongeBob il film, trovato dentro un mercatino, ma ringraziamo sempre Red Flame Fox che ci ha dato la ISO per poterlo portare qui sul canale prima del tempo. Ed infine Crash of the Titan e il dominio sui mutanti. E invece ora altro malloppozzo, sempre PS2. In alcuni mercatini dell'usato ho trovato un po' di giochi di Spider-Man. Spider-Man 1, Spider-Man 2, Ultimate Spider-Man e in qualche video fa vi mostrerai anche Spider-Man 3 Limited Edition per la PS3. Così ce li abbiamo praticamente tutti, almeno quelli di Raimi, poi gli altri si vedrà. Poi qui, carrellata molto veloce, dinosauri della Disney, Bratz il film ancora sigillato. Se vi chiedete il perché l'abbia preso, è per il fatto che è sigillato. Poi Woody Woodpecker, in italiano conosciuto come Picchio Picchiarello. Questo ce l'avevo su PC, purtroppo ho perso il gioco, ma per fortuna l'ho ritrovato PS2. Shadow of the Hedgehog, il gioco di Mr. Bean che me l'avete anche chiesto, e Pac-Man World 2. Saliamo di una generazione PlayStation, Ninja Gaiden Sigma. Questo l'ho comprato su Vinted in inglese, ma per fortuna si traduce in italiano quando lo infili dentro la console. Ratchet & Clank Cracking Time. Trovarlo in italiano è una follia il prezzo, in inglese me l'hanno venduto a un cazzo, quindi tanto di guadagnato. E questi li ho trovati quest'estate dentro il mercatino dell'usato, due promo disc con Sonic Generation e One Piece Pirate Wars. Ho già nella mia collezione alcuni promo disc, averne altri con addirittura stampata la copertina ufficiale, tutto di guadagnato. Sonic Generation tra l'altro l'ho giocato, mi è piaciuto davvero un sacco. Saliamo ancora di un grado con sempre PlayStation e iniziamo con Dragon Quest Heroes, Hot Wheels Unleashed e Shin Megami Tensei. E parlando di giochi che arrivano da altre parti del mondo, vi mostro questi due pacchi arrivati da pochissimo. Il primo con Persona 3 e Persona 4 originali PS2 in giapponese, condizioni perfette, già guardato dentro se c'era tutto, tutto completo, tenuti in una maniera maniacale, bellissimi, bellissimi, bellissimi. E invece l'altro pacchetto sono due giochi della PSP, quindi vedete uno perché l'altro l'ho già regalato, Hatsune Miku Project Diva 2, l'altro ovviamente era il primo. Tutti e tre, come vi dicevo, tenuti in una maniera perfetta. E prima di passare a un'altra console, vorrei aggiungere in realtà un altro acquisto di Lucca. Credetemi che questo acquisto mi è costato non solo a livello monetario, ma anche a livello psicofisico. Ho acquistato una PS5. Qualcuno dice: perché non sei felice? Ho speso, non dovevo spendere. L'ho comprato con FIFA, però FIFA lo vendo. Siamo arrivati alle fasi finali. Alla festa dell'unicorno ho trovato questo qui con tre giochi classici
classici, ovvero Centipede, Warlords e Breakout, pagato letteralmente un cazzo, confezionato 5 euro, detto beh, per 5 euro un gioco confezionato, tutto di guadagnato. Mentre a un nuovo mercatino dell'usato che ho trovato in una condizione purtroppo pessima, pessima, Shrek 2. Se non mi seguite su Instagram, vi consiglio di farlo, perché quando vado ai mercatini dell'usato posto molto spesso le storie degli acquisti in anteprima, quindi se volete vedere che cosa ho acquistato e siete curiosi, fateci pure un salto. Condizioni a parte della scatola, tutti e due i giochi funzionano. Ed infine il finale di questo video, DVD e Blu-ray. Direi di andare a ritroso. Forrest Gump edizione da collezione, anche qui da fare attenzione a sto maledettissimo adesivo. Ho cercato il tuo nome, Kung Fu Panda, 17 Again con Zac Efron. Non mi giudicate per questo, ma l'ho preso solo perché non costava assolutamente nulla, il film di Anna Montana. Pokémon Heroes il film, questo ancora nuovo confezionato, Harry Potter il 20° anniversario, Ritorno ad Hogwarts. Questo è stato veramente un colpo assurdo ed è stata una delle primissime storie che ho fatto un mercatino dell'usato. Questo è il box set di Jackass in italiano, già è una roba rara ormai da trovare il box set di per sé, ma in italiano veramente una roba assurda da trovare, assurda. Certo, purtroppo è tenuto con il tempo che ha avuto, però porca miseria questo, porca miseria. Ed infine 4 Blu-ray e si conclude questo video. Matrix 4, non ne voglio discutere purtroppo. Purtroppo aggiungo, perché Matrix è bello. Il 4 però. L'ultimo film di Aldo Giovanni Giacomo, Il Grande Giorno. Animali Fantastici, I Segreti di Silente. Ed infine questo, trovato un mercatino dell'usato ancora confezionato, Soul Legacy, con una carta dei tarocchi da collezione. Quanto amo la saga di Soul. Ah, signori, è stato veramente molto bello tornare a fare questi tipi di video, perché mi piace discutere e dirvi che cosa ho acquistato in questi mercatini dell'usato, perché vedo che molti di voi sono anche sorpresi molto spesso di ciò che trovo questi mercatini dell'usato, ma io mi sorprendo ancora di più su certi gruppi di Facebook dove uno dice: guardate che cosa ho trovato nella spazzatura accanto a quella del mio vicino, e trova la PS2 con 200 pili di giochi grosse così, e dico: dove cazzo vivete? A Dubai? Mentre io per trovare tutta questa roba devo andare ai mercatini dell'usato. Molto spesso trovo fortuna, molto spesso purtroppo ci vuole del tempo. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Voi avete trovato qualcosa di bello a Lucca Comics quest'anno? Ci siete andati? Avete trovato qualcosa di nuovo a qualche mercatino dell'usato? Ditemelo pure qua sotto nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo episodio, sperando non ci voglia troppo tempo. Ciao a tutti!